Bentrovati amici e amiche di Teleradio Padre Pio, nuova puntata anche in questa giornata del programma della rubrica Santi per vocazione. E anche oggi, come abbiamo fatto in questi giorni, vogliamo presentare delle belle figure, storie di vita e di santità. Soprattutto in questo periodo ci stiamo dedicando ai laici. E quest'oggi in modo particolare vogliamo parlare davvero di una storia, seppur breve, vissuta soltanto per 6 anni, 6 anni e mezzo in maniera ecco precisa, soltanto era una bambina, e vogliamo parlare quest'oggi della venerabile Antonietta Meo, detta Nennolina, e lo facciamo grazie all'intervento di Monsignor Mario Sensi, che è postulatore della causa di beatificazione e di canonizzazione di Antonietta Meo. Buongiorno. Buongiorno a lei. Buongiorno. Ecco, dicevo, quest'oggi vogliamo parlare di questa storia straordinaria, di questa bambina, perché appunto dobbiamo definirla così perché era davvero piccola. Antonietta Meo, chi è Antonietta? Una bambina romana, nata il 15 dicembre 1930 a Roma, nel quartiere di San Giovanni. Era allora un quartiere giovane, perché le prime case cominciarono intorno agli anni 10. E una villetta molto bella. Il papà era un funzionario del Ministero degli Interni, quindi si è potuto permettere una villetta, un appartamento insieme ad altre famiglie, ma direi una posizione decente e non lontano dalla chiesa di Santa Croce in Gerusalemme, la loro parrocchia. La loro parrocchia. E il papà si chiamava Michele Meo, sì. E la mamma Maria Ravaglioli. Lui, Meo, è dell'Italia meridionale e la Ravaglioli è dell'Italia centro-settentrionale. Ecco, dall'amore, ecco, dal matrimonio di questi due giovani nasce prima una bambina, Margherita, poi c'è stato purtroppo un lutto in famiglia, poi finalmente arriva Antonietta, che, ecco, lo ha detto all'inizio, veniva chiamata con il vezzeggiativo di Nennolina. Ecco perché, da dove viene? È una iniziativa della mamma, è un diminutivo, Nennolina. Non sapevano, siccome il nome Antonia era un po' difficile da pronunciarlo per chiamarla, e allora nel diario la mamma dice che pensammo di chiamarla con un diminutivo, e dopo diversi pareri decisero per Nenne, da qui il vezzeggiativo di Nennolina. In realtà bisogna ricordare che era appena morto Giovanni, che il fratello di Nennolina, e si chiamava, in casa lo chiamavano Nino. Ecco, per e allora questo. L'assonanza, in qualche maniera Antonietta viene a sostituire un vuoto, il vuoto di Giovanni, che è morto giovanissimo. Ecco, è bello ricordare anche questo vezzeggiativo, davvero, perché era così piccola quando è morta, e così si ricorda. Lei ci ha detto una famiglia normale della Roma anni 30, una famiglia tranquilla, serena, dove appunto crescevano queste due bambine, Margherita la più grande, poi Nennolina, ecco, l'ultima arrivata. Sì. Ci sono dei racconti che dicono che la loro famiglia era un'assidua frequentatrice proprio della parrocchia. Lei ci ha detto che era quasi di fronte la loro casa e che è intensa la recita del Santo Rosario insieme proprio. Esatto, la mamma era una propagandista dell'Azione Cattolica. E il papà è diventato presidente, facevano parte del terzo ordine francescano, e è diventato il presidente dell'associazione che faceva capo a Sant'Antonio. Sì.
quindi partecipavano ambedue alla vita parrocchiale, vivevano la spiritualità francescana con semplicità, con impegno, e la loro casa era aperta sempre alla lode di Dio e alle necessità dei poveri. Chiunque bussava lì riceveva l'elemosina. Il papà era un uomo pio che aveva sul comodino un libro che parlava della passione di Cristo, e qualche volta Nenolina indicava a chi gli stava vicino di aprire il libro e di far leggere qualche pagina, e così Nenolina imparò che il dolore è come la stoffa, più è forte e più vale. È davvero un grande insegnamento avuto in famiglia. Ecco, sembrava una bimba come tante altre, vivace, serena, birichina, anche irrequieta, però era anche molto forte e soprattutto era sempre serena e tranquilla, anche e soprattutto nel dolore, come lei ci ha confermato. Ma il dolore comincia a partire dal febbraio 1936, perché prima non ha di questi problemi, non ha problemi di... fisici, ecco, di malattia. Di malattie, è una bambina normale, come tutte le altre bambine, che gioca, che ride, che scherza, ma nel febbraio del 36 accade qualcosa di spaventoso, torna da scuola piangendo, e racconta che mentre stava giocando in giardino aveva battuto il ginocchio sinistro. Sì. E c'era un sasso, un rialzo di un sasso, e che da quel momento, a un certo momento, comincia il dramma per la famiglia, perché furono fatte inizialmente delle diagnosi sbagliate. Sì. E nell'aprile successivo fu invece diagnosticato un osteosarcoma, quindi un tumore maligno al ginocchio. Voi capite? Certo, il per dramma una bambina della famiglia così piccola. Ecco, lei ha avuto anche una amputazione di una gamba, ma nonostante tutto, anche con le sue amiche, mentre giocava, non faceva pesare, ecco, la sua invalidità. Assolutamente. In pratica è andata a catechismo e a scuola, no? Come una bambina normale. E questo evidentemente, no, ci fa così. Già capire come mai una bambina, ecco, possa continuare a partecipare alla vita così sociale. Certo. Ecco, Monsignor Sensi, lei ecco, ci ha descritto questa prima parte della vita di Nennolina, ma si legge anche proprio dalla sua biografia che aveva soltanto 5 anni e mezzo e chiese alla mamma di farsi confessare. Ecco, questa forse è la straordinarietà di questa bimba, ecco, anche nel volere desiderare tanto di accostarsi, oltre alla confessione, anche a Gesù. Vede, doveva fare la prima comunione e quindi evidentemente chiede di essere confessata. E il catechismo gliel'ha fatto la mamma, è stata una eccezionale catechista. Ecco, questo suo forte desiderio, questo di stare con Gesù, poi l'ha accompagnata anche nei momenti più duri. Se noi pensiamo che una bambina di 4-5 anni ha questo forte desiderio, ecco, anche di soffrire, di donare la sua sofferenza come l'ha fatta Gesù, e se pensiamo ai bambini di oggi, ci sembra davvero un fatto eccezionale e straordinario. Questa bambina fece la prima comunione il 25 dicembre. Per Natale. E assistette a tutta, tra le messe, allora si celebravano 3 sante messe, e nonostante che avesse avuto l'amputazione della gambina, stette in ginocchio, e era ormai trascorso quasi un mese, non da che riceveva ogni giorno, ogni mattina la comunione, e il 28 gennaio questa bambina detta alla mamma una letterina e gli dice, ecco, c'ho qui sotto le parole, certo, tu, caro Gesù, tu che hai sofferto tanto sulla croce, io voglio fare tanti fioretti, voglio restare sempre sul Calvario, vicino a te e alla tua mammina.
E poi il 2 giugno successivo, in un'altra lettera, caro Gesù, di alla Madonnina che l'amo tanto e voglio starle vicina. Ecco, soltanto un'esperienza ineffabile di Dio permette a Nenolina, ecco, di riscattare il suo ogni suo dolore e immergersi misticamente nella sofferenza della Redentrice del Cristo. Ecco, tutte queste letterine di questa bimba sono raccolte, sono pensierini scritti, scritti da lei proprio in quel periodo a Gesù, alla Madonna, allo Spirito Santo, alla Santissima Trinità, che se pensiamo, ecco, lo ricordo sempre, che è una bambina a scriverlo, davvero ha un valore immenso. Ecco, dobbiamo essere corretti. Sì. I testi che ci sono pervenuti di Nenolino sono 191. Sì. 19 pensierini autografi, sì. E 8 fioretti e sì. 162 letterine. Autografe però, cioè scritte di proprio pugno, sì. Sono soltanto 5. Sì. Le altre sono state dettate alla mamma. E la mamma le ha trascritte. E la mamma le ha trascritte. In pratica ha cominciato a scrivere quando Nenolina ha cominciato a scrivere, certo. Per le prime letterine mise la firma, poi qualche frase, man mano poi scrisse completamente a letterine. Certo. I fogli erano fogli di fortuna, quelli che racimolavano in casa, e poi queste letterine avevano messe sotto una statua di Gesù, perché diceva che di notte Gesù le avrebbe lette. E molte dei testi scritti dalla mamma sono andati perduti, perché la mamma non gli aveva dato tanto peso a queste letterine. Ecco, lei ogni volta qualcuno le chiedeva come stava, lei piccola rispondeva sempre sto bene. La sua risposta era una risposta direi incoraggiante per quelli che la interrogavano. Parlando, no, si era nel 1937 e la malattia era diventata, si era veramente aggravata. E parlando del paradiso con la madre, gli dice: io in paradiso non mi divertirò. Voglio lavorare per le anime. E la mamma evidentemente a noi, insomma, no? Ecco, poi diceva che appunto la malattia ormai era arrivata ad uno stadio molto molto doloroso, tanto da portare, ecco, questa bimba poi alla morte. Non ho capito, chiedo scusa. Dicevo, poi la malattia è arrivata ad uno stadio davvero doloroso, sì. E questa malattia ha stroncato la giovane vita. Dunque, muore il 3 luglio del 37, sì. E muore in clinica, la mamma l'andava a trovare tutti quanti i giorni, e si spegne lentamente, ma è sempre presente a se stessa. Io ricordo la badante Caterina che l'assisteva tutte le volte che la mamma doveva ritornare in casa, sì. No? E mi diceva che era di una presenza a se stessa eccezionale, insomma. Ecco, poi cosa è accaduto dopo la sua morte per la sua famiglia, soprattutto per la Chiesa, ecco, con l'inizio del processo? Come si è arrivato a voler definire poi la vita santa, se così possiamo dire, di Nenolina? Dunque, la storia del processo è un po' lunga. Ecco, ma all'inizio si ebbe subito la sensazione... Dunque, il processo inizia nel 1941. A pochi anni dalla morte. Sì,
è Armida Barelli, la venerabile Armida Barelli, no, che a nome dell'Azione Cattolica prende l'iniziativa e a un certo momento coinvolge la famiglia. Sì. E il primo postulatore è il padre Cairoli. Viene espletata la fase diocesana, perciò con la raccolta di tutti i documenti, di tutte le testimonianze, di tutti gli iscritti. Tutte le testimonianze sono ricchissime proprio, i testimoni sono stati veramente eccezionali, però la causa si blocca. Si blocca a motivo della giovane età di Antonietta, perché non aveva ancora sette anni. Sette anni. E per l'uso di ragione appunto ci vuole sette anni. E allora la congregazione in pratica... ha un po' bloccato e rallentato il processo. Poi nel 1981 ci fu un congresso alla congregazione e fu ammesso il principio della eroicità relativa, cioè l'eroismo va inteso in rapporto al soggetto e alle diverse circostanze in cui il soggetto viene a trovarsi. Cioè. In altre parole, è ammesso anche l'eroismo per i bambini. Per i bambini. Condizione appunto, no? Che abbiano gli elementi per poter, ecco. Eh sì, per cominciare poi il processo e continuarlo. E poi, una volta che tutto si è sbloccato, cosa è accaduto? Dunque, è accaduto questo, che fui chiamato dall'Azione Cattolica, l'assistente generale dell'Azione Cattolica, un signor Superbo, e se accettavo di riprendere di come postulatore la causa, e riprendemmo la causa, nel senso che chiedemmo alla congregazione le pratiche da svolgere, e fu nominata la commissione storica e diede il referto. E nel 2004 è stata emanato il decreto di validità dell'inchiesta diocesana, e dopodiché il processo è andato avanti, e il 17 dicembre 2007 Sua Santità Benedetto XVI ha firmato il decreto delle virtù eroiche. Perciò dal 17 dicembre del 2007 Nennolina Antonietta Meo è stata dichiarata dalla Chiesa venerabile. Venerabile. Ecco, questo è il suo cammino, una storia bella, importante, una storia di santità che ci insegna tanto. Ecco, qual è il messaggio che oggi Nennolina lascia, non solo agli adulti ma anche ai bambini? Le letterine di Nennolina sono un attestato di fede, salvo 4-5, dirette ai familiari. Sì. Sono tutte destinate a Gesù, a Dio Padre, allo Spirito Santo, a Maria, all'Angelo Custode. Sì. E sono davvero tutte ricche di tenerezza, di dolci espressioni d'amore, proprio in riferimento a quel Gesù a cui lei offriva tutte le sofferenze. Si esprime Nennolina con una fede semplice, caro Dio Padre, di all'Immacolata che le voglio tanto bene e che mi permetta, che mi metta sotto il suo manto e mi faccia tante grazie e mi benedica. L'oggetto della fede, sì, è la Madonnina, alla quale ingenuamente dichiara nelle letterine che desiderava di ricevere Gesù Eucaristico dalle sue mani, desiderava averla vicino quando sarà messa alla cresima e di poter stare sempre con lei ai piedi della croce. E alla Madonna affida l'incarico di particolari commissioni verso le tre persone divine, prese anche singolarmente. Certo. Cara Madonnina, ma anche cara Eucaristia, Gesù Eucaristia ti saluta,
ti bacio la tua Antonietta. Bene, davvero grazie Monsignor Sensi per questo ricordo, per questa conoscenza della storia di vita e di santità di Nennolina. Grazie, speriamo quanto prima che il processo possa proseguire, possa così Nennolina salire davvero agli onori dell'altare con la beatificazione e la canonizzazione. Grazie. Ecco, questa è la storia di Nennolina, davvero con la sua giovanissima età ha dato prova di comprensione, di un amore della sofferenza redentrice e senza riconoscere l'intervento di grazie straordinaria. Ha intuito che ognuno può e deve compiere in sé ciò che manca proprio alla sofferenza di Cristo per la salvezza delle anime. Vedeva la sofferenza in modo davvero del tutto particolare, come una ricompensa a Gesù per tutte le sue sofferenze, e intuisce subito che le sue avrebbero potuto attenuare quelle di lui, che continua a soffrire non nel suo corpo fisico, ma nel suo corpo mistico, nei campi di guerra, nelle tante forme in cui gli uomini peccano e soffrono. Pensate, al suo direttore spirituale scriveva: per un momento solo mi corico sulla ferita perché in quel momento posso offrire più dolore a Gesù. A chiunque le domandava come stava, le rispondeva: sto bene. E non vuole che si preghi per la sua guarigione, ma vuole che si faccia la volontà di Dio. Voglio stare con lui sulla croce perché gli voglio bene. Con queste parole concludiamo questo spazio anche quest'oggi dedicato, ecco, alla storia di vita e di santità di questa giovane fanciulla, di questa giovane bambina, la venerabile Antonietta Meo, detta Nennolina.